iniziato fin da giovane a sognare le montagne, soprattutto cercare di scalarle più velocemente possibile, proprio perché a quell'epoca, nei primi anni 90, quando ho iniziato a correre, era diventata una moda. Le prime gare di skyrunning erano solo 3 in tutto il mondo e si trattava di salire veramente cime come il Monte Bianco, l'Adamello e il Monte Rosa, ed erano organizzate da questa federazione che stava per nascere, la federazione di skyrunning. Lì ero solo 16enne all'epoca, ma sulla spinta di Adriano Greco mi è stata anche data la possibilità di partecipare a una gara di questo tipo, come quella del Monte Rosa. Avevo solo 16 anni all'epoca, anche se poi Adriano mi ha insegnato che da giovani è meglio perseguire una strada che porta ad avere, così, sfruttare quello che l'età ti propone, cioè la velocità, l'essere competitivo anche in gare molto più difficili come le competizioni internazionali. Per cui lì ho accantonato il mio sogno per un attimo e ho cercato di essere, così, diventare bravo anche nella corsa in montagna tradizionale. Lo scorso anno per me, quando ho capito che era il momento per provare a fare, per tentare il Monte Bianco, per tentare la scalata al Monte Bianco, ho deciso di provare con l'Orkles per fare un allenamento, soprattutto perché è una montagna che appunto significa qualche cosa di importante nei miei anni della gioventù. È una montagna non semplice, comunque propone del ghiacciaio, propone della roccia, propone qualche cosa a cui provare ad allenare il fisico per poi puntare a qualcosa di più grande. Se ripenso al Monte Bianco, è chiaro che il tentativo del record è stato molto molto complicato, non solo dal punto di vista proprio della fattibilità del record, anche del giorno proprio del tentativo, ma anche i giorni precedenti. La tensione è stata molto alta dentro di me, anche perché ho dovuto quasi organizzare tutto per mio conto, e non è semplice, soprattutto quando devi fare anche conto con i cambiamenti del clima che modificano la montagna, che modificano l'assetto di un ghiacciaio ormai ridotto ai minimi termini, ma soprattutto a livello di innevamento, perché il ghiacciaio propone poi dei buchi, dei crepacci che sono veramente importanti in questa parte di montagna. Il ghiacciaio del Dom è riconosciuto come uno dei più crepacciati e soprattutto pericolosi dell'intero arco alpino. Questo non è facile, soprattutto anche a livello psicologico, da affrontare. Ho deciso di farlo poi in piena sicurezza, ma soprattutto per dare un insegnamento anche che non venisse così fraintesa il mio modo di affrontare la montagna, legando dietro di me anche un atleta, una persona che si conosce bene la montagna, una guida alpina, collega anche di corse, che si chiama Martin Antamatten ed è svizzero, e con lui, diciamo, abbiamo affrontato questa parte di percorso che si sviluppa per 1000 metri di dislivello sul ghiacciaio del Dom fino ad arrivare alla Gil Gris, per poi comunque fare l'ultima parte di cresta in solitaria. Ho girato quasi tutto il mondo in tanti anni che pratico questo sport, e poche volte mi è capitato di poter soffermarmi e dare un'occhiata in giro quando arrivo in cima a una salita, piuttosto che alla montagna più alta che ho scalato. Quando mi è venuta questa idea di provare a portare a termine un sogno, di portare alla realtà questo sogno, non ho pensato alla mediaticità dell'evento, ma soprattutto a coronare così quello che era un po' per me una carriera che oramai, volente o nolente, volgerà al termine per motivi proprio legati all'età. Scott, diciamo, è questa la cosa che ci tenevo a dire, è un rapporto che ormai dura da 5 anni, e forse nel momento in cui stava e aprendosi questo mondo dell'ambiente del trail e dello skyrunning anche tra le aziende, è stata l'azienda che voleva farsi conoscere, iniziava con un prodotto che poteva ambire ad essere tra i brand più così
appetibili per i runners che hanno questa passione, e la fiducia che loro hanno accordato in me 5 anni fa, quando per la prima volta mi sono presentato negli uffici di Bergamo, è così, è rimasta dentro nel mio cuore la prima volta, quella prima vera volta che qualcuno mi chiedeva qualche cosa, che era veramente interessata a me come atleta, ma proprio per sviluppare un progetto negli anni. Con i record non mi posso fermare qui perché ho degli altri sogni, e quindi assolutamente sono costretto, tra virgolette, anche ad andare avanti. A parte gli scherzi, è una cosa a cui tengo ancora, perché vorrei che questa stagione potesse essere quella che realmente mi dà la consapevolezza posto fine anche un mio interesse o a una mia volontà di continuare agonisticamente, ma con tutto quello che potevo fare ormai realizzato.